a presentare anche il programma e il progetto di Piacenza. Prego. Grazie Stefano. Allora, questa mattina ho visto un video che sta correndo sui social. Ci sono dei ragazzi e anche dei meno giovani intervistati a Milano. Allora è stato chiesto cos'è il 25 d'aprile. Le risposte non erano quelle che io mi aspettavo e mi hanno fatto male le loro risposte e la loro ignoranza, tanto dal punto di vista umano quanto dal punto di vista professionale, perché sono un'insegnante sempre, dal mestiere più bello del mondo insegnare a loro. Cosa è stata questa giornata? Beh, i ragazzi non sono tutti uguali, è quello che dicono i giornali, i social, la televisione, è vero fin lì, perché io in questo anno ho conosciuto dei ragazzi meravigliosi che hanno lavorato per tanti mesi sul concetto di libertà e di resistenza. L'hanno fatto attraverso un'applicazione, l'hanno fatto attraverso una serie di approfondimenti e di ricerche dove hanno dato l'anima. Quindi non sono tutti uguali i ragazzi e loro, secondo me, e spero, tra qualche anno aiuteranno altri ragazzi ad andare avanti su queste ricerche. Un grazie particolare all'ANPI e a tutti i volontari perché ci hanno dato tantissimo e i ragazzi se lo ricorderanno. Grazie. Buonasera a tutti, noi siamo degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Fiorenzo La Darda e abbiamo lavorato a classi aperte parallele lavorando sul tema della resistenza nel nostro territorio, sulla quale abbiamo riflettuto sull'importanza e sui lavori e sui valori. Un grazie speciale, forse anche quello più importante, dobbiamo farlo ai volontari dell'ANPI, perché ci hanno proposto delle attività formative con le quali abbiamo imparato ad applicare il metodo storico, a leggere documenti, confrontarli e rielaborarli. Tutti i giorni a scuola ci ripetono che nel mondo del lavoro è importante saper lavorare in gruppo, saper confrontarsi, e per questo lavoro il saper lavorare in gruppo è stato un punto molto importante e quindi anche dal punto di vista del modo di lavorare questo progetto ci ha lasciato molto. Buonasera. Per quanto riguarda il punto di vista storico, ci siamo focalizzati principalmente su tre punti: il chi, Vladimiro Bersani, il quando, il 16 aprile del 1944, e il dove, sul Monte Lama. Infatti, in questa data, Vladimiro Bersani fu il fondatore e capo della prima brigata partigiana piacentina, che fu istituita perché? Perché c'era la necessità, purtroppo, di difendersi e di nascondersi dai numerosi nazifascisti che in quel periodo occupavano il nord Italia e che perseguitavano migliaia di persone. Proprio ieri ci hanno premiato su questi lavori svolti e ci hanno fatto vedere un documentario intitolato La neve di giugno, e che parla proprio di questo lavoro svolto durante l'anno. Abbiamo fatto due uscite a Bologna. Nella prima uscita abbiamo visitato il municipio della città, dove al suo interno vi è stata una presentazione di quest'app fatta da noi in classe che si chiama A Passo Svelto. Quest'app è molto importante per noi perché comunque è significativa e ci fa ricordare la storia dei nostri antenati e soprattutto dei nostri nonni. Nella seconda uscita ci siamo recati al Museo Memoriale della Libertà di Bologna, in cui ci siamo potuti immedesimare nella vita e nelle persone della Seconda Guerra Mondiale. Un'altra attività che abbiamo svolto è stata la passeggiata nella memoria nel centro storico di Fiorenzuola. Lì il dottor Sprega, uno storico che ha approfondito proprio questo genere di storie, ci ha spiegato alcuni punti della nostra città che sono legati comunque alla storia della liberazione del nostro paese, e questo è stato molto interessante anche scoprire che il nostro paesino, pur essendo molto piccolo, è stato partecipe della liberazione. A scuola stiamo
studiando i conflitti che hanno caratterizzato l'Italia del Novecento. Per questo l'associazione AMPI è entrata nelle nostre classi e ci ha parlato dei sacrifici e di tutti i fatti che sono successi in quegli anni, che sono riusciti a trasformare un'Italia unita. Per questo vorrei ringraziare AMPI e in particolare alcuni volontari per il tempo che ci hanno dedicato. Vorrei ringraziare Stefano, Danilo, Delio, Gianni e Vittorio. Per concludere vorrei dire una poesia di Ungaretti, per me molto rappresentativa dello stile dei partigiani. Per i morti della Resistenza, qui vivono per sempre gli occhi chiusi alla luce, perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce. Allora, grazie di questa presentazione. Approfondisco dicendo che a passo svelto è diventata un'applicazione per telefonini, per smartphone, come si dice.